Nel senso che le cose sono due. O noi stabiliamo il principio che questa è una guerra che riguarda soltanto la Russia e l'Ucraina e dunque Zelensky fa quello che vuole, ad esempio questo è l'esempio che mi viene sempre contrapposto dai miei critici o anche detrattori, Orsini, l'Ucraina fa quello che vuole fare la guerra, fa la guerra, tu non puoi intervenire in questa decisione. Se l'Ucraina ci coinvolge in questa guerra, anche giustamente, se l'Italia rischia di avere migliaia di imprese che saranno spazzate via a causa di queste sanzioni e tantissimi disoccupati in più, se rischiamo una guerra nucleare, Zelensky deve un secondo darsi, come si dice a Roma, no? Una calmata e non può pensare di decidere da solo, non può pensare di precipitarci nella terza guerra mondiale o di chiedere alle imprese italiane di essere spazzate via a centinaia, a migliaia, vedremo, speriamo di no, ma se andiamo in questa direzione... Oggi Il Fatto, in prima pagina, ha pubblicato una notizia importantissima che in realtà viene dal Wall Street Journal, e cioè che 5 giorni prima che iniziasse questo inferno, l'invasione russa, e Scholz, il cancelliere tedesco, aveva fatto una mediazione, cioè Zelensky avrebbe dovuto rinunciare alla NATO e dichiarare la neutralità dell'Ucraina in cambio di una de-escalation, e lui si è drasticamente rifiutato, ha detto gli ucraini vogliono entrare nella NATO. Adesso io non voglio criticare Zelensky per questa decisione, voglio semplicemente affermare un principio affinché sia possibile ampliare gli spazi di libertà in Italia per il dibattito intellettuale. Quindi vorrei semplicemente sollevare questa questione, non voglio prendere posizioni di principio, voglio dire questo. Le strade sono due: o noi stabiliamo che Zelensky fa questa guerra completamente da solo, senza il nostro aiuto, contro la Russia, oppure se siamo coinvolti e Zelensky ci chiede armi, sanzioni e molto altro, Zelensky deve accettare che l'Italia possa avere una voce in capitolo. Dobbiamo fare una dichiarazione ufficiale molto forte di dire a Putin che non riconosciamo, ma che ci rendiamo disponibili a riconoscere a guerra in corso il Donbass e la Crimea, in maniera tale da spiazzare Zelensky. Il governo italiano deve rendersi disponibile, non deve riconoscere, deve rendersi disponibile a guerra in corso del riconoscimento del Donbass e della Crimea. Rendersi disponibile non è riconoscere, ha un altro significato diplomatico e strategico, quindi io non affido la situazione a Zelensky perché quest'uomo è totalmente incapace di gestire la situazione. Noi dobbiamo innanzitutto proteggere Zelensky da se stesso perché lui è politicamente un incapace totale. Io preferisco che i bambini vivano in una dittatura piuttosto che muoiano sotto le bombe in nome della democrazia, perché le dico di più, per quanto io sia innamorato della civiltà liberale e per quanto io abbia sempre promosso i valori del liberalismo, per me la vita umana, la vita dei bambini è più importante della democrazia e della libertà, anche perché un bambino anche in una dittatura può essere felice. Io sono in contatto con persone anche che combattono a Mariupol e questa è una rappresentazione, ovviamente lo dico con grande rispetto, distorta della realtà, perché noi tendiamo a pensare che gli ucraini siano una sola persona con una sola cultura politica e un solo modo di pensare. Ci sono ucraini che preferiscono porre fine a questa guerra, non vogliono morire, preferiscono anche che la Russia si prenda il Donbass e la Crimea piuttosto che morire sotto le bombe. Quindi quello che lei dice è assolutamente vero, ma coglie una parte della realtà. Ci sono tanti ucraini che invece avrebbero preferito che Zelensky non avesse fatto un compromesso, però il senso di questa mia affermazione va calata all'interno di una rete di significati che è la mia cultura politica. La mia cultura politica si fonda fondamentalmente sul francescanesimo. La cultura francescana ha un modo di concepire il nemico molto diverso rispetto a quello del nemico del Partito Repubblicano, del Partito Democratico negli Stati Uniti o chissà quale partito in Italia. Se il mio nemico, perché io considero Putin un mio nemico, perché io sono totalmente schierato dalla parte degli ucraini e del blocco occidentale, mi percepisce come una persona onesta, leale, super partes, che non utilizza il doppio pesismo, i due pesi e due misure, io mi sento onorato perché vuol dire che ho realizzato il sogno della mia vita, che era quello di essere uno studioso indipendente e di dire sempre la verità, almeno come a me la verità appare sulla base dei miei studi. Ci sono tanti modi di chiudere la bocca a un intellettuale, uno è anche questo, di io non mi preoccupo di quello che le persone possono dire di me, se la TAS mi loda e in Italia ci sono tante persone che mi vogliono insultare perché pensano che io, facciano pure, però io non voglio diventare una persona peggiore perché è scoppiata una guerra, non voglio diventare una persona peggiore perché magari il governo italiano o l'Unione Europea o la NATO mi impongono di pensare in un certo modo. Io semplicemente questo voglio dire, cioè non è che il governo italiano stabilisce quello che io devo pensare, i sentimenti che devo provare. Io credo, non mi ricordo quello che ho detto, credo di avere detto il governo Draghi mi attacca, ho sbagliato a dirlo, mi scuso per questo. Sono caduto nel tranello, mi sono agitato, mi hanno detto sì, il governo Draghi mi attacca, non mi ricordo manco bene, e mi scuso di averlo detto, però
Fondamentalmente però sì, è vero che non ho paura del governo Draghi, è vero che non ho paura dei ministri del governo Draghi, nel senso che se io percepisco che quello che dico è scomodo per il governo e magari io questo lo percepisco attraverso il fatto che ci sono dei parlamentari della maggioranza che appoggiano il governo, che mi attaccano tutti i giorni attraverso Facebook e in Parlamento, il senso della mia frase lo ribadisco, cioè sì, non ho paura di queste persone, di questi che mi attaccano, questi parlamentari, non ho paura dei ministri del governo Draghi,